Ehi ragazzi, benvenuti in un nuovo video sul mio canale in cui ci occuperemo del montaggio del P38-148 della Tamiya. Il kit è fantastico e gli incastri sono pressoché perfetti. Tamiya ha fatto un altro lavoro all'altezza dei suoi standard, anche se qualcosa se l'è perso per strada, ma di questo ne parleremo durante il montaggio. Bene ragazzi, vi lascio le immagini, buona visione! Stendo sul cockpit una mano di alluminio per prepararlo alla fase successiva di shipping. Per il shipping in questo caso ho usato lo scratch effect della MIG. Per l'interior green non ho un colore pronto, per cui mi avvalgo del suggerimento della Tamiya sul libretto delle istruzioni usando l'XF3 e l'XF5, mischiati però in parti uguali 50 e 50. Mentre per gli altri particolari del cockpit ho usato colori della Ganz e della Valleio.
Bene, a questo punto creiamo il chipping rimuovendo la vernice sovrastante. Per accentuare la profondità effettuiamo un lavaggio usando il pannellaio in Tamiya, che poi rimuoveremo l'eccesso mediante un cotton fioc e del white spirit. Alla fine, per dare ancora più risalto ai particolari, ho effettuato un dry brush con colore ad olio bianco.
Come vi dicevo all'inizio del video, Tamiya ha tralasciato qualcosa. Non ha realizzato infatti un piccolo sfiato presente su entrambi le prese d'aria del turbocompressore, ma il problema è facilmente risolvibile con una mini punta e di un tondino di plasticard. Anche sul sedile stendo una mano di alluminio per realizzare il chipping successivamente. Il sedile era di un verde più scuro rispetto al resto del cockpit e anche in questo caso non ho un colore pronto, per cui mi sono avvalso di un mix composto da due parti di XF5 Tamiya e tre parti di XF8. Per le cinture di sicurezza la Tamiya offre la soluzione delle decals, ma per me non va bene, per cui ho ripiegato sul foglio in foto incisioni della Edward. La Tamiya per le mascherature dei vetrini fornisce un foglio adesivo aggiuntivo, e non è pretagliato, però non è il massimo, però con un po' di attenzione, ritagliando lungo i bordi segnati, si possono comunque ottenere dei buoni risultati. Bene ragazzi, il video sul P38 termina qui, se vi è piaciuto naturalmente mettete like, se invece avete domande, suggerimenti o quant'altro scriveteli sotto nei commenti.
Ok, non perdete il prossimo video sulla colorazione. E io vi saluto e vi do appuntamento. Alla prossima. Next time. Ciao.